Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la nostra informazione. È perplesso l'imam della moschea di Catania sulla scelta del governo italiano di concedere la base militare di Sigonella agli Stati Uniti per l'invio dei droni in Libia per contrastare gli avamposti dell'ISIS. Sentiamo. Non penso che la Sicilia sia sotto pericolo perché ritengo che sembri, siamo serene, serene nel senso che tutta una comunità vigilante, anche insieme allo Stato, a tutti, siamo vigilanti e non penso che è stata sempre una terra di pace, di incontro, di convivenza pacifica e di dialogo. Non vi trovate d'accordo col governo Renzi per Ma certo, certo di questo? questa cosa per me in persona è una scelta sbagliata, nel senso che la guerra non risolve i problemi e la violenza genera altre violenze. L'ISIS è un pericolo per l'Italia e per la Sicilia, essendo che Sigonella è qui vicino. È sempre un pericolo perché nel progetto dell'ISIS è quello di terrorizzare tutto il mondo. Fermate due persone per la rapina fallita del 10 febbraio scorso nella gioielleria Lanzafame di via Vittorio Emanuele a Catania. Si tratta di due giovani incensurati di Paternò. Sono state le immagini delle telecamere a mettere la polizia sulle tracce dei malviventi. Hanno 22 e 26 anni gli autori della tentata rapina, con tanto di fallimento dei titolari, avvenuta lo scorso 10 febbraio in una gioielleria di via Vittorio Emanuele a Catania. Gli agenti della squadra mobile li hanno fermati dopo aver passato ai raggi X le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'attività commerciale e di quelle installate in zona. I frame li ritraevano prima a piedi e poi a bordo di un'auto, una Volkswagen grigia. Salvatore Marano e Salvatore Nicola Roccia, entrambi di Paternò e incensurati, dovranno rispondere di tentata rapina e lesioni. I due hanno agito con una terza complice, una minorenne di 16 anni. Sembrava un'emergenza la ricostruzione dell'autostrada 19, ma da mesi è calato il silenzio sul progetto. Saranno ultimate entro giugno le procedure per la ricostruzione del viadotto Himera, compreso nell'ambito del piano di riqualificazione da 842 milioni di euro dell'intera A19. Avrebbero dovuto essere avviate lo scorso 2 dicembre le procedure di ripristino dell'autostrada 19, ma dopo la realizzazione della bretella sul viadotto Himera, che lo scorso 16 novembre aveva finalmente riunito una Sicilia ormai divisa in due, è calato il silenzio sul progetto. Un silenzio pericoloso, dato che non è ancora stato fatto nulla per cercare di fermare la frana partita da Caltavuturo, che ha già portato giù tanto materiale da spostare i piloni. Il progetto esecutivo sarà ultimato entro giugno, poi serviranno 18 mesi di lavori, così solo nella primavera 2018 il tratto autostradale sarà nuovamente e interamente disponibile. Ovviamente, frane e burocrazia siciliana permettendo. Parte la rivoluzione delle concessioni del demanio marittimo in Sicilia, la competenza passa ai comuni, i lidi e i servizi saranno aperti tutto l'anno. Via la cosiddetta destagionalizzazione, novità in arrivo dalla regione siciliana per la concessione e la gestione dei beni demaniali. In finanziaria sono state infatti approvate alcune norme che prevedono il mantenimento di lidi e servizi da parte dei privati, non solo durante la stagione estiva, ma tutto l'anno. Passa ai comuni la competenza per il rilascio delle concessioni demaniali, che in cambio avranno il 25% dei canoni previsti dalla regione. Il piano di intervento dovrà essere varato entro 90 giorni. Le amministrazioni comunali decideranno dove realizzare i servizi, cioè bar e ristoranti, tenendo conto dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica, ad esclusione delle riserve naturali. Nessun aumento dei canoni concessori, che in futuro potrebbero essere rimodulati in base al territorio. Mentre passa anche una norma che consente di affidare per 50 anni ai privati che ricadono sul demanio marittimo dalle Tonnare alle Torri Saracene. La mancanza di aumento del canone, fa sapere l'assessore al territorio ambiente Maurizio Croce, potrebbe essere compensato dall'aumento del numero di mesi di versamento. Si passerà da 10 a 20 milioni l'anno di introito nelle casse regionali. E parliamo dell'emergenza casa a Catania. Sono circa 1.300 gli alloggi occupati abusivamente, mentre per la costruzione di nuove abitazioni si potrebbe attingere dai fondi dell'Unione Europea. Così ai nostri microfoni l'assessore ai servizi sociali del Comune di Catania, Angelo Villa.
È ancora emergenza casa a Catania. Dopo i sit-in dei giorni scorsi è in programma per lunedì un'assemblea sul disagio abitativo organizzata dal Sunia della città etnea, con l'obiettivo di sollecitare soluzioni urgenti e chiedere che la questione sia inserita tra le priorità della giunta comunale. Noi abbiamo già strumenti che possono alleviare, dare risposta al bisogno di casa con il buono casa che il comune offre a chi sfrattato cerca una casa. Stiamo lavorando sul PON inclusione, quindi con le risorse comunitarie abbiamo già in campo progetti, perché si possono spendere alcune decine di milioni per costruire circa 200 nuovi alloggi di emergenza che appunto saranno messi in campo naturalmente con i tempi e i modi e le regole del finanziamento europeo mettere a disposizione qui. Noi a Catania abbiamo circa 1300 abitazioni occupate abusivamente dell'Istituto Autonomo Case Popolari. È chiaro che questo, l'occupazione abusiva degli immobili pubblici, non v'è dubbio, mette in discussione il diritto di chi è in graduatoria e che non ha la possibilità di utilizzare questi immobili perché occupati abusivamente. È tutto per questo appuntamento, grazie per essere stati con noi, alla prossima. Ah, il sole, il mare, la spiaggia, finalmente si è capito che in Sicilia i lidi devono rimanere aperti tutto l'anno. Bravi, lo avete deciso voi, politici, bravi. Voi è vero che lunedì comincia a chiovere.